ripartirà se saprà coinvolgere le sue energie migliori intorno a progetti innovativi. Abbiamo lanciato questa manifestazione per nel giorno in cui appunto la giunta e la nuova amministrazione si sta insediando, per dire a Marino quali sono secondo noi le misure urgenti che in materia di politiche abitative e di precarietà vanno prese a partire dal tema casa. Il corteo studenti. Siamo precari, studenti, ci sono single, famiglie, giovani, italiani, migranti, tutti nella stessa condizione, chiaramente. Qualcuno di voi ha subito degli sgomberi? Tantissimi hanno subito gli sfratti, gli sgomberi, c'è cioè anche chi non si può più permettere di pagare il mutuo e quindi è stato sbattuto fuori dalla banca, ha perso la casa. E quindi sostanzialmente stavamo arrivando in un capitoio, in corteo, con una manifestazione autorizzata che è stata bloccata all'altezza di Piazza Venezia dai cordoni della polizia, che sono partiti con una carica a freddo pesantissima perché non volevano impedirci di arrivare in Piazza del Campidoglio, in quanto in Piazza del Campidoglio c'erano i loro amici fascisti di Castellino che hanno protetto, hanno fatto manifestare su e adesso hanno scortato e l'hanno fatto andare via. Questo è il risultato. Adesso stiamo salendo su in delegazione con gli sgomberati di venerdì scorso di Tor Tre Teste, con gli sfrattati eccetera eccetera, e incontreremo l'assessore alla casa e qualcun altro della giunta e gli diremo che chiaramente questo non è un buon inizio per quanto ci riguarda. Ho passato giorni a vagliare un curriculum, storie personali, disponibilità, capacità tecniche dei candidati e sono orgoglioso di questa squadra dove il numero delle donne è pari a quello degli uomini. Un clima positivo, la campagna elettorale è finita ormai da diverso tempo, la priorità adesso è Roma, le romane, i romani, far funzionare una città che è una città, tutti lo sappiamo, molto complessa, che però ha grandi aspettative. Io mi auguro davvero, e lo dirò anche nel mio discorso oggi, che ci sarà un clima di grande collegialità. E il mio metodo sarà quello di ascoltare tutti. Il Movimento 5 Stelle ha definito politica, troppo politica la giunta e anche alcuni giornali, come la nomina di Cattoi, la sua portavoce. Devo dire che guardo a tutti i consiglieri, compreso il Movimento 5 Stelle, con la disponibilità di accogliere ogni idea. Avevamo anche dato la disponibilità che indicassero un nome, la loro base, io ne sono felice, aveva indicato, mi pare, con un 80% l'assenso a questo metodo. Il leader carismatico da un'altra regione, da un'altra città, ha detto che contava di più la sua opinione che quella degli elettori. Penso che si commenta da solo, ma nonostante questo io continuerò a cercare ostinatamente la collaborazione e le idee di tutti. Per Marino il problema è stato Grillo, per il fatto che non c'è stata questa collaborazione con il Movimento 5 Stelle. Voltiamo pagina, pensiamo a fare correttamente il nostro ruolo di opposizione, che era il ruolo comunque che avremmo fatto, visto che avremmo indicato un nominativo terzo all'esterno del Movimento, di una figura meramente tecnica. Detto ciò, ripeto, andiamo avanti, già quello che sta succedendo oggi sinceramente non ci piace, perché a quanto si profila da quello che abbiamo letto sui giornali, le opposizioni si stanno spartendo le loro poltrone come sempre, come previsto, e quindi questo ci rafforza comunque nella nostra scelta di non fare accordi, visto che a quanto si va profilando i due ruoli di opposizione di oggi verranno dati per quanto riguarda la vicepresidenza, correttamente questo al PDL, per quanto riguarda invece il segretario d'aula di competenza dell'opposizione, sembra, a quanto voi scrivete, che vada a Fratelli d'Italia, che è un gruppo consigliari di opposizione inferiore al nostro, visto che ha due consiglieri, noi quattro. Abbiamo famiglie, non pensavamo mai di arrivare sotto al Campidoglio, una nostra piazza, un nostro diritto che ci venga negato, e non solo, anche bastonato. Questa è una cosa che veramente non ci aspettavamo. E questa cosa oggi non se la merita, non se la merita. Non si può più passare sopra a un problema del genere. Prima la questione era le mani, adesso Marino che fa? Adesso Marino che